presidente della cooperativa Mondo Aperto, che la troviamo sempre presente e protagonista per qualsiasi iniziativa che riguarda l'intercultura e riguarda la mediazione culturale. Presidente, buongiorno, buonasera. Buonasera, oggi qua, stasera qua è una giornata di festa, proprio il titolo anche della serata è La nostra festa. Si tratta di una festa di comunità dove sono incluse tutte le culture presenti sul territorio. Ci sono giochi, cibo, festa, accoglienza, integrazione, tutto. E quest'anno di novità portiamo giochi per i bambini in piazza e portiamo anche, diciamolo, stiamo pubblicizzando anche un progetto nuovo che Mondo Aperto ha messo, diciamo, iniziativa, diciamo, degli ultimi mesi, quello di Spazio Aperto, uno spazio di inclusione e di supporto alla didattica nelle scuole. Noi siamo qui questa sera insieme per rappresentare la comunità dell'Albania e la comunità del Bangladesh che vivono qui alla Spezia. Ci sono un bel po' di piatti qui che aspettano tutti per l'assaggio. Abbiamo le torte albanesi, cioè il dolce e il salato, e poi abbiamo anche le polpette di lenticchie bengalesi e il riso con manzo e verdure. Tutti gli anni siamo qui, rappresentiamo Mondo Aperto, che è la nostra cooperativa sociale che si occupa sul territorio spezzino della mediazione interculturale e di servizi di inclusione sia per giovani che adulti, e quindi siamo sempre qui attivi anche in supporto di tutte le comunità straniere che vivono il territorio della Spezia. Io sono qua come volontaria insieme a Mondo Aperto per aiutare nel presentare parte dei piatti etnici che abbiamo oggi qua, che sono appunto un paio di piatti cucinati tipici della cucina bengalese e della cucina albanese, e di farli provare a tutta la piazza e a tutta la comunità spezzina. Dominicana. Abbiamo preparato il platano fritto con il pollo fritto e da questa parte abbiamo l'insalata russa e la gallina all'umido, come la chiamate voi, il riso con il fagioli nero, riso in bianco e il fagioli in umido. La nostra bandiera è il riso, i fagioli e la carne, è la nostra, è proprio il piatto da tutti i giorni tipico nostro. Per fare più che altro lo scambio culturale con le altre comunità esistenti qua alla Spezia. Sono tanti gusti diversi, ci si accorge di come i vari popoli si accostano al cibo in modo diverso, offrono sapori e accostamenti differenti, sono cose diverse e secondo me non è possibile dire meglio o peggio, più buono o meno buono. Saluto dalla Ucraina. Ok. Ma nei nostri tipici licamici dovevamo metterla tutti, ma di fretta non abbiamo messo. Questo proprio originale. Siamo molto contenti, siamo molto grati agli italiani perché ce n'è la nostra bandiera. Rispettiamo e aiutiamo a chi ha anche il bisogno, anche se non è ucraino. Noi siamo sempre presenti, perciò vogliamo proprio ringraziare tutti con le nostre offerte di cibo, con la nostra partecipazione alle feste. Vogliamo far sapere che noi ci siamo e ci saremo, anche speriamo che la guerra finisce più presto possibile, il modo migliore possibile, ma quelli già che rimangono continuiamo a aiutarla, il prossimo che è povero, che è a tutti.
E questa festa è la festa della chiesa qua di Piazza Brin, Nostra Signora della Salute, e noi partecipiamo qua da quasi 14 anni con Don Francesco, festeggiamo con lui la sua festa, e partecipiamo con la cucina egiziana. Questa serata si chiama Assaggi il Mondo, vuol dire che da ogni paese facciamo assaggiare ogni paese la sua cucina. Qua vengono dal Senegal, da Ucraina, da Bangladesh, qui Sud America. Il piatto più famoso è questo qua, che si chiama in arabo il mashi, sapete. Questo è il goulash, basta con il con la carne italiana dentro, sì, carne macinata con le foglie della bassa.